Siamo con Mister Musti della Carli Sport Cogian Cogenzano, un test match molto interessante questo contro il Latina. Possiamo dire che la sua squadra è già a buon punto a 10 giorni dall'inizio del campionato. Sono stati provati nuovi schemi, si sono visti all'opera i giocatori insomma comprati da poco. Quali sono le sue impressioni per questa partita e per la stagione che deve venire? Cioè, diciamo che sono soddisfatto del lavoro fatto fino a oggi per quello che riguarda il precampionato. In realtà oggi la partita l'abbiamo approcciata molto molto male, sicuramente soprattutto nei primi 20 minuti mi aspettavo molto di più, però ci può stare, visto che appunto è la seconda amichevole che facciamo di livello, con una squadra molto ben organizzata, comunque fuori casa, e la cosa sì che mi ha deluso è l'approccio alla gara. Successivamente siamo stati un po' abbastanza breve a rimetterla in gara, anche se il Latina comunque oggi aveva molte molte assenze, quindi necessariamente durante il corso della partita ha perso l'intensità. Soddisfatto a metà, è un allenamento in più, però dobbiamo sicuramente lavorare molto molto di più ancora. Fra tre giorni ci sarà un'altra diciamo amichevole a quattro con quattro squadre protagoniste. Possiamo dire che la stagione comunque si presenta, per quanto riguarda la vostra squadra, molto interessante, ma il campionato sarà sicuramente di livello. Assi e Pescara partono con probabilmente una marcia in più, però dobbiamo dire che anche la vostra squadra si può inserire in questa lotta a scudetto. Beh, noi dobbiamo dimostrarlo, quindi noi siamo ancora molto indietro rispetto a tutte queste squadre che fino adesso in Serie A hanno dato un segnale chiaro, non solo Asti Pescara ma il Bologna che è la squadra finalista, l'Acque Sapone che è comunque la squadra che negli ultimi due anni è stata sempre lì per competere, quindi noi quelle squadre ancora le possiamo solo vedere dal basso verso l'alto. Dovremmo lavorare molto, non era l'atteggiamento di oggi quello che ci poteva portare in paradiso per poter guardare da più vicino le squadre che ti ho appena detto, però questa è la preparazione in campionato, ci vorranno settimane, mesi ancora per arrivare a un buon risultato. Sabato abbiamo altri due test match interessanti e poi ci butteremo nel campionato, abbiamo un calendario molto difficile, all'inizio avremo anche discrete assenze, però lavorando si arriverà a un risultato migliore di oggi, quello spero. Il mercato è chiuso, c'è ancora diciamo qualcosa da rifinire? No, il mercato è assolutamente chiuso, ho una rosa eccezionale, da quel punto di vista io devo solo ringraziare la società, ho tutto quello che comunque potevo chiedere, l'ho a disposizione, quindi la rosa è più che soddisfacente. Gianluca Lastarza, presidente dell'Axel Group Latina Caccia 5, in questo test match contro la Carli Sport Cogian Cogenzano. Dobbiamo dire che c'erano molte assenze, però per quello che abbiamo visto finora, per le amichevoli già disputate e per la qualità della rosa, sicuramente la sua squadra è attesa in un ruolo da grande protagonista per questa nuova stagione. Oddio, questo non lo so, sicuramente il test di oggi abbiamo lottato ad armi impari, perché a parte che giustamente non si è rispettata la regola del campionato, quindi la Cogianco ha schierato tutti gli stranieri, non sei come prevede la regola del campionato, noi abbiamo avuto un periodo veramente dove tra l'infortunio di Maina, quello di Borga Blanco, l'assenza di Corso e adesso poi ci è mancato pure Bagoli che ancora deve riprendere, insomma abbiamo giocato veramente senza tre stranieri, più un giocatore per noi importante come Bagoli. Abbiamo fatto comunque un buon test al cospetto di una squadra che è sicuramente di grande valore. Adesso ci sarà un altro importante appuntamento, fra un paio di giorni la presentazione diciamo della squadra e poi un'altra importante amichevole che verrà disputata a Roma, un'amichevole con quattro squadre. La preparazione è stata fatta diciamo in modo tale da arrivare pronti per la prima giornata di campionato. Io ti chiedo che tipo di stagione ti aspetti, quali sono gli obiettivi da parte della società? Guarda, noi sicuramente al completo credo che possiamo recitare un ruolo importante, poi non è la solita frase fatta, è sempre il campo che darà le risposte. Ritengo che oggi non si può giudicare questa squadra perché, ripeto, non abbiamo le tribune che ha magari la Cogianco, quindi in assenza di tre stranieri per noi si fanno sentire, sono poi giocatori insomma di livello, per noi Maina, un'assenza di Maina è fondamentale, la stessa di Borca e di Corso che dovrà arrivare, però la cosa che mi fa ben sperare è vedere i ragazzi italiani, cioè vedere un Rosati, uno stesso Saccaro, Franza, Bagoli quando potrà rientrare, lo stesso Simone Chinchio in porta.
Io sono convinto veramente che abbiamo un tesoro in casa, i ragazzi tra l'altro pontini, quindi non so quante squadre possano avere questa fortuna, quindi questo mi fa ben sperare, al di là della bravura degli stranieri, che insomma soprattutto i due nuovi, Borca e Arnaldo, stanno rispettando le aspettative. Sapevamo che erano due grandi giocatori, sul valore di quelli che abbiamo confermato penso nessuno può nutrire dubbi.